agli ospiti e agli sportivi che partecipano a questo campionato. E a che ora si pensa che finiscano le partite? 21. Intorno alle 21. Tre giorni di beach volley nazionale sulle spiagge di Palinuro. Si è tenuta la conferenza stampa presso l'ex casa canadese in via Ficocella sull'evento che si svolge dal 2 al 4 agosto per la prima volta nella cittadina cilentana. Le giornate di Palinuro saranno caratterizzate dalla partecipazione di 16 squadre che si affronteranno sulla spiaggia delle Saline in un contesto naturalistico mozzafiato. Dopo Milano, Cesenatico e Cagliari è la volta di Palinuro, perla della costiera cilentana, ove si svolgeranno le semifinali prima della finale assoluta a Caorle in provincia di Venezia e l'epilogo della Coppa Italia a Catania. Dopo aver ospitato nel luglio 2017 l'arrivo di tappa del Giro d'Italia femminile, ha spiegato il sindaco di Centola Carmelo Stanziola, siamo riusciti a portare a Palinuro un altro grande evento sportivo che valorizzerà la nostra bellezza. Colgo l'occasione per invitare quante più persone possibili di trascorrere questi tre giorni, venerdì, sabato e domenica 2, 3, 4 agosto, a venire a godersi questo spettacolo, perché davvero sarà uno spettacolo. Palinuro è sempre più meta ambita per grandi eventi nazionali ed internazionali. Finalmente il nostro comune è tornato ad essere protagonista in Italia e nel mondo. Sulla stessa scia il consigliere delegato allo sport, Cristiano Meluccio. Ci apprestiamo a vivere un grande weekend di sport, ha spiegato. Per la prima volta Palinuro si trasformerà in un grande villaggio di beach volley e vedrà in campo le migliori coppie maschili e femminili, nazionali e internazionali. Questo è davvero un bel momento perché innanzitutto abbiamo portato un campionato assoluto a Palinuro, quindi significa ai massimi livelli per la categoria. Oltretutto, oltre diciamo, ai professionisti, abbiamo già avuto modo di ospitare i ragazzi, quindi abbiamo avuto il campionato Under 19 e il campionato Under 21. Quindi è stata davvero ed è una bella settimana che si concluderà domenica poi con in effetti la finale che vedrà protagonisti le migliori coppie sia maschili che femminili. Oltretutto abbiamo una partecipazione molto molto nutrita, le migliori giocatori e le migliori giocatrici sia nazionali che internazionali hanno modo qui di giocarsi la wild card per il World Tour di volley che si disputerà al Foro Italico a Roma, quindi davvero non solo è nutrita ma anche molto molto agguerrita e speriamo davvero in un bellissimo spettacolo. Noi delle forze dell'ordine di polizia e forze armate saremo presenti, ovviamente divisa a livello istituzionale, con del personale lì per dare un po' di tranquillità, per dare un po' di sicurezza, per dare quella sensazione di serenità, di poter godersi una serata in allegria, una serata in tranquilla. Quindi io vengo, ho prestato servizio in un posto dove era normale farlo tutti i sabati e le domeniche, avere tante occasioni di poter condividere con l'amministrazione comunale, insomma anche momenti di piacere oltre che di lavoro, perché comunque d'estate si lavora molto di più in questi posti, è diciamo un dato di fatto.